Buongiorno, diamo inizio al question time di oggi 12 luglio 2023. Ricordo che le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno dell'odierna seduta di question time verranno discusse per omogeneità di materia e che ai sensi dell'articolo 129 il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare L'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della Giunta per non più di tre minuti e successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di due minuti. Comunico che, con nota dell'11 luglio ultimo scorso, la Giunta regionale ha chiesto il rinvio della discussione. Interrogazione del Registro Generale numero 267, 69 e 271. Rispettivamente a firma delle consigliere Carmela Fiola, Maria Muscarà e Valeria Ciarambino per approfondimenti istruttori. Passiamo alla prima interrogazione prevista per oggi. Stato di avanzamento del piano di potenziamento e rafforzamento dei centri per l'impiego, Registro Generale numero 265, a firma del consigliere Giuseppe Sommese, al quale concedo la parola perché ha facoltà di illustrarla per un minuto. Grazie, presidente. Premesso che il piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro rappresenta un progetto nazionale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il periodo 2021-2025, attuato a livello regionale in funzione della competenza in materia di lavoro e formazione professionale attribuita alle regioni stesse. L'adozione di un piano nazionale di potenziamento dei centri per l'impiego è stata prevista dall'articolo 12,3 del decreto legge 28 gennaio 2019, numero 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, numero 26. Atteso che il piano regionale di potenziamento dei centri per l'impiego è aggiornato da, dal decreto del 369 del 2021, evidenzia la volontà di rafforzare dei servizi per l'impiego in Campania, nel medesimo piano si avvia la prima fase di rafforzamento dell'organico dei centri per l'impiego con la previsione di assunzione a tempo indeterminato di 641 unità di personale, considerato che il sistema Paese, in uscita dalla profonda e terribile crisi pandemica, sta affrontando il nuovo ciclo di programmazione delle risorse europee con particolare attenzione al FSE. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone la massima attenzione ai target di giovani e donne, oltre che in assoluto ai target di cittadini considerati maggiormente vulnerabili. È stata introdotta con il suddetto PNRR la misura GOL, quale programma nazionale di presa in carico finalizzata all'inserimento occupazionale, mediante l'erogazione di servizi specifici di politica attiva del lavoro. Si interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali iniziative concrete di competenza la Regione Campania intende assumere ai fini della riforma dei centri per l'impiego e con quali tempistiche preveda di realizzarla. L'articolazione del personale assunto a seguito del reclutamento in attuazione del DM79-2019, e quali ulteriori necessarie e opportune iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intende adottare la Regione Campania al fine di accelerare le procedure assunzionali, rafforzare le infrastrutture e le dotazioni organiche dei centri per l'impiego per garantire il pieno funzionamento e colmare il cosiddetto mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Grazie consigliere Sommese. Concedo la parola all'assessore del lavoro Antonio Marchiello, che ha il diritto di rispondere per tre minuti. Grazie, presidente. In ordine all'azione di rafforzamento dei centri per l'impiego, preliminarmente si evidenzia che gli effetti socio-economici della pandemia sono stati e, e sono tuttora determinanti. Tuttavia, anche in funzione delle misure introdotte dall'Europa e recepite dal Governo, il PNR in primis, si sta provando a contenerli e a ripartire le risorse europee insieme a quelle stanziate con la legge di bilancio e a quelle regionali. Infatti danno l'opportunità di, da di fare in modo che il lavoro sia più equo e meno precario. La riforma dei servizi per il lavoro è tra gli obiettivi che la Regione intende e sta portando avanti. È stata avviata da tempo partendo dal programma GOL e dai fruitori più fragili, individuando percorsi di presa in carico personalizzata con chiare valutazioni dei bisogni di competenze in un contesto di rafforzamento dell'offerta formativa e mobilitando i vari attori anche in forma di partenariato pubblico-privato. A riguardo va evidenziata anche l'azione regionale nei confronti delle imprese del turismo, settore estremamente penalizzato dal Covid e in alcune zone anche da eventi naturali, cui sono stati destinati 16 milioni per l'attivazione di tirocini e misure di accompagnamento al lavoro. Abbiamo dato dei voucher per le assunzioni eh, a tempo determinato e anche a tempo indeterminato di stagionali. Inoltre, di prossima pubblicazione, un avviso multilinea, le cui risorse pari a 7 milioni circa, sono destinate a realizzare servizi e misure anche innovative per le persone iscritte al collocamento mirato. Parliamo dei disabili come individuato dalla legge 68 del 1999. Vanno altresì segnalate le numerose iniziative realizzate negli ultimi 24 mesi dai centri per l'impiego, finalizzate al raggiungimento dei livelli di, eh, dei LEP, così come previsto dal DM4 del 2018, e quindi a migliorare l'offerta di servizi ai cittadini ed imprese. Si tratta dei career day organizzati per i giovani, delle fiere per il lavoro, dei job day e dei diversi incontri realizzati con le scuole. Anche da questo punto di vista un ruolo importante è giocato dai centri per l'impiego, il cui rafforzamento anche infrastrutturale è stato oggetto di un piano straordinario aggiornato a livello nazionale nel 2020 e a livello regionale nel 2021, Attualmente è stato approvato dalla Giunta regionale la rimodulazione che è al vaglio e alla validazione del Ministero, Unità nazionale di missione del PNR. Il piano regionale è attentamente monitorato per raggiungere gli obiettivi posti in questa legislatura, considerato che, nel biennio appena trascorso, si è conclusa la procedura concorsuale per le nuove unità di personale ed è in corso lo scorrimento di graduatorie. Per i casi di dimissioni volontarie dei neoassunti. In proposito, con riferimento al secondo quesito, sulla scorta dei dati resi dalla Direzione Generale per le risorse umane, si rappresenta che allo Stato, a fronte delle 866 nomine di vincitori dei concorsi per il potenziamento dei centri per l'impiego, risultano in servizio 568 dipendenti, come di seguito articolati, 272 con profilo di istruttore polisi Regionale, 89 con profilo professionale istruttore di Sistemi Informativi e Tecnologie. 46 con profilo di Funzionario Polisi Regionali Mediatori per l'inserimento lavorativo dei disabili 5 con profilo funzionario Comunicazione e Informazione 21 con profilo professionale di funzionario Sistemi Informativi e Tecnologie e 135 con profilo professionale di funzionario polici regionali, centri per l'impiego, quindi tutti i giovani, laureati e diplomati che sono in servizio. La seconda fase di rafforzamento dell'organico dei centri per l'impiego, da realizzarsi entro il 31 dicembre di quest'anno 2023, prevede la parziale revisione e integrazione del precedente piano dei fabbisogni per completare l'assunzione del personale di categoria D utilizzando le graduatorie in corso di validità. Porto oggi la delibera in giunta, quindi oggi chiudiamo anche questo problema. Le assunzioni progressivamente previste al 31 dicembre 2023, comprensive di quelle concernenti la prima fase di rafforzamento dell'organico e dei centri per l'impiego, sono pari ad un totale complessivo di 991 unità di personale, di cui 385 di categoria C, profili policy e informatico, e 606 di categoria D profili policy, comunicazione, mediatore e informatico. La terza fase di rafforzamento, da realizzarsi poi entro il 31 dicembre del 2025, prevede l'ulteriore integrazione del piano dei fabbisogni per completare l'assunzione del personale di categoria C attraverso nuove procedure concorsuali o utilizzando le graduatorie ancora in corso di validità. Le assunzioni progressivamente previste alla data del 31 dicembre 2025, comprensive di con quelle concernenti la prima e la seconda fase di rafforzamento dell'organico dei centri per l'impiego, sono pari a un totale complessivo di 1.372 unità di personale, di cui 766 di categoria C e 606 di categoria D. Andrà posta ancora particolare attenzione sulla base anche delle risorse. Eventualmente rese disponibili nell'ambito del PNR, all'integrazione con i servizi sociali territoriali, oggetto di raccomandazione da parte della Commissione europea nell'ambito della strategia IUE 2020 in una prospettiva che impone maggiore prossimità degli interventi. Il coordinamento tra i centri per l'impiego e i servizi sociali dei comuni, infatti, è sostanziale, considerato che le famiglie con maggiori fragilità necessitano di una progettazione complessa per l'accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale. In tale ottica, l'impegno regionale sarà dedicato in particolare all'implementazione e alla interoperabilità delle piattaforme digitali in uso ai differenti livelli di governo dei servizi e delle relative politiche. Inoltre, l'azione di rafforzamento dei centri per l'impiego proseguirà con una rinnovata programmazione degli interventi a valere sulle risorse finanziarie di FSE Plus, con particolare attenzione al Piano Nazionale Lavoro Donne e Giovani. Conclusivamente, giova a rammentare che il sistema pubblico dei servizi per il lavoro è composto da 46 centri per l'impiego, 5 sedi di recapiti, 5 spazi lavoro e 19 spazi donna. Il piano di attuazione regionale del programma GOL prevede una composizione di 100 sedi a dicembre del 2025, divise tra sedi primarie e sedi secondarie, tutte nell'ottica della prossimità e della capillarità dei servizi. Quale ultimo aggiornamento si rappresenta infine che alla data del 7 luglio del 2023 si registrano 97.389 patti gol per il 2022 e 84.278 patti gol per il 2023, e che il numero dei beneficiari gol associati per anno è pari a 11.978 per il 2022 e 26.193 per il 2023. Ora, al di là dei numeri che ci danno ragione e eh, sono scritti e sono verificabili, noi stiamo lavorando massivamente sui centri per l'impiego, sugli sportelli lavoro, anche perché noi pensiamo che sono, devono diventare sportelli, tra virgolette, amici per i cittadini campani, perché i cittadini devono trovare le donne, eh, i disabili, gli immigrati devono trovare uno spazio dove poter confrontarsi e capire come muoversi. Questa è l'operazione che stiamo facendo. Grazie Assessore Marchiello. Il Consigliere Sommese intende replicare. Prego Consigliere. Grazie Assessore. Uh, intanto fa piacere registrare la sensibilità che questo Governo ha posto su questo tema e questo non solo per uh, i tanti lavoratori, tantissimi uomini, uh, tantissime donne, ma tantissimi giovani di questo territorio. Che finalmente attraverso queste attività possono come dire, a, a trovare sbocco lavorativo. E questo non solo in merito a delle risposte che la Regione Campania sta dando in maniera puntuale su questo argomento, ma anche nel raggiungimento dell'obiettivo complessivo che è molto ambizioso, si è dato la Regione Campania. Da qui a, a questo triennio di riorganizzare, riammodernare di ed di efficientare completamente il comparto della pubblica amministrazione, ma più in generale del mercato del lavoro, il riferimento a cui faceva eh, lei prima, no? del partenariato tra pubblico e privato. Ed è chiaro che per il raggiungimento di questo obiettivo eh, c'è bisogno che tutti questi strumenti, mh, quali possono essere i centri per l'impiego, le agenzie per il lavoro, eh, la formazione, il programma GOL, devono essere interconnessi e devono parlare tra di loro. Uh, questo è l'unico modo per come dire, organizzare una filiera che uh, sappia dare risposte nel merito a quelle che sono le esigenze prima lavorative e anche poi in merito a, come diceva in precedenza, rispetto a fattori sociali, quali possono essere le categorie fragili più svantaggiate nell'inserimento del lavoro, immigrati, disabili. Ecco, quindi anche l'estensione ai PUC, i programmi insomma, di utilità comune dei comuni, eh, e la fruibilità di questi soggetti anche all'interno dei servizi sociali, all'interno dei comuni, è sicuramente insomma, un, uh, un punto importante e un punto anche che nobilita l'attività che stiamo portando avanti. Certo, ovviamente siamo consapevoli anche che eh, i centri per l'impiego così come stanno hanno bisogno di un ulteriore rafforzamento, vanno rafforzati in una logica di efficientamento, di riammodernamento, quindi sia con infrastrutture digitali con personale altamente qualificato e anche eh, eh, con infrastrutture fisiche, così come la Regione Campania sta mettendo in campo e noi insomma, siamo soddisfatti di questo e eh, continueremo come dire, a lavorare affinché eh, le nuove generazioni e ehm, soprattutto insomma, i tanti ragazzi di questo territorio possano trovare con la massima facilità eh, inserimento nel mercato del lavoro. Grazie. Passiamo all'interrogazione, del Registro Generale 268, aventi ad oggetto Sistema Alta Velocità. Firma del consigliere Vincenzo Sant'Angelo, al quale concedo la parola perché illustri la sua interrogazione. Prego. Grazie presidente. Il trasporto ferroviario a seguito della pandemia Covid è utilizzato sempre di più dagli utenti per la mobilità. Regionale ed interregionale. Pertanto è necessario ed urgente porre la massima attenzione sulla tematica riguardante il futuro di Caserta nel nuovo tracciato dell'alta capacità Napoli-Bari, che nei prossimi anni andrà a sostituire l'attuale tracciato che consente di collegare Roma con la Puglia, passando appunto per Caserta nonché per Benevento. Nel nuovo tracciato: Almeno dei documenti pubblicati, la città di Caserta non è servita direttamente come lo è oggi. Il collegamento Alta Velocità verso Roma e il nord da Caserta e Benevento è oggi un elemento importante e determinante nelle scelte di vita di molti cittadini per il futuro delle proprie carriere lavorative ed è un aspetto fondamentale anche per l'economia del territorio. Tale problematica è stata anche oggetto di alcuni incontri pubblici, promossi di associazioni costituite da cittadini pendolari che utilizzano la citata tratta ferroviaria, dessando non poche preoccupazioni anche per il loro futuro. La mancata previsione della realizzazione della fermata a caserta dell'alta velocità getterebbe delle ombre su quel futuro, facendo presagire scenari che avrebbero rilevanti impatti sociali ed economici sul territorio. Visto e considerato che tale scenario preoccupa non solo i pendolari della tratta Benevento-Caserta-Roma, nonché i vari operatori del turismo della città di Caserta, nonché dell'intera provincia, tutto ciò premesso, visto e considerato, si chiede al Presidente Vincenzo De Luca se quali iniziative intende mettere in atto a fine di produrre una risposta efficace e concreta alla richiesta del territorio Casertano e Sannita di non essere penalizzati dal futuro collegamento alta capacità Napoli-Bari con l'esclusione di Caserta dal servizio diretto della nuova alta velocità. Grazie. Grazie consigliere Sant'Angelo. Concedo la parola all'assessore Marchiello in luogo del Presidente della Giunta regionale che ha il diritto di rispondere per tre minuti. Grazie Presidente. Allora, in merito al quesito eh, posto, la direzione Mobilità ha chiarito subito che la Regione ha competenza in materia di trasporto ferroviario regionale, nel quale tuttavia non rientra il servizio ad alta velocità, alta capacità, cui è destinata la linea in riferimento, perché è una linea che fa parte dell'alta capacità. Detto servizio riveste natura commerciale non retribuita e pertanto è sottratto alla sfera amministrativa regionale. Ciò premesso, si precisa che il presidente della Giunta regionale ha costituito un tavolo tecnico per le attività connesse alla realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari e che con la deliberazione 382 del 20 luglio 2016, che ho firmato io quando ero direttore ai trasporti, la Giunta regionale ha approvato lo schema di accordo di programma tra Regione Campania, RFI e i comuni campani interessati per le varie tratte di competenza finalizzato alla definizione di concerto con i medesimi comuni di un programma complesso di interventi, di sviluppo e riqualificazione dei territori coinvolti dalla realizzazione della predetta direttrice ferroviaria. Perché è chiaro che non è semplice entrare nei vari territori e bisogna mettere d'accordo i vari comuni e questo fu pensato nel 2015 e poi nel 2016 è stato completato il tavolo. La menzionata deliberazione 382 del 2016 inoltre demanda al citato tavolo tecnico il compito di promuovere, concordare, coordinare e ottimizzare, nel rispetto delle reciproche competenze istituzionali, le attività di supporto e raccordo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari, con particolare riferimento alle opere infrastrutturali, ai progetti di sviluppo e riqualificazione dei territori interessati ed ai connessi accordi con gli enti interessati. In ogni caso. Si assicura che il tema evidenziato dal consigliere è tenuto in considerazione dalla Giunta regionale nei limiti delle proprie competenze funzionali, vista la rilevanza strategica delle opere di cui parliamo, in quanto potenziale volano di sviluppo economico dei territori e per l'impatto sociale sulla vita dei cittadini di quel territorio. Grazie Assessore Marchiello, il Consigliere Sant'Angelo intende replicare, prego Consigliere. Grazie Assessore. Bene, sono contento che sia il Presidente che l'intera Giunta prenda in considerazione questa mia interrogazione perché al di là che capisco che non è prettamente di competenza regionale, io penso che dovremmo fare il modo per far arrivare a chi di dovere, quindi in questo, uh, al Governo, che la tratta di Caserta, come oggi è gestita, così dovrebbe essere e lo deve essere da qui ai prossimi anni. Grazie. Siamo all'interrogazione registro generale numero 270 avente ad oggetto fondi europei annualità 2014-2020, criticità e utilizzo. Affirma il consigliere Alfonso Viscitelli, prego il consigliere di illustrare la sua interrogazione ricordando che ha un minuto a disposizione. Grazie presidente, ci metterò meno di un minuto questa volta. Premesso che la Regione Campania ha ricevuto per le annualità 2014-2020 fondi europei per un valore complessivo di Euro 3,7 miliardi e che tali fondi sono vincolati all'impegno di spesa entro dicembre 2023. A tutt'oggi sono stati impegnati e spesi fondi per un totale di circa 2,7 miliardi in sei anni di vigenza finanziaria, pari solo al 70% del totale assegnato. Considerato che la Commissione europea ha concesso alla Regione Campania la possibilità di trasferire le risorse da progetti in ritardo a progetti più avanzati, considerato che quale soluzione politica permetterebbe a questa popolazione di non perdere risorse pari a un miliardo di euro? E considerate che la macchina amministrativa non potrà fare miracoli in questo ultimo semestre 2023? Tra i progetti ritardi vi è senza dubbio quello relativo al litorale domizio. Tante è premesso e considerato, che il Presidente della Giunta della Campania su come intende affrontare la criticità, specie per il ritardo sulla riqualificazione dell'area casertana del litorale Domizio, se è vero che i prossimi finanziamenti europei verranno destinati per 204 milioni alla costruzione del nuovo ospedale Ruggi di Salerno, per il quale si proclama un completamento entro tre anni, del motivo di tale dissonante discrepanza di attenzione tra la provincia Sempre a danno delle altre e a favore della provincia di Salerno, su dove verranno riposizionati questi fondi spesi e su quali progetti gli stessi saranno destinati. Grazie, consigliere Piccitelli. Concedo la parola all'assessore Marchiello, in luogo del presidente della giunta regionale, che ha il diritto di risposta per tre minuti. Siccome sono più domande, forse tre minuti va bene. Ehm... La risposta ce l'ha preparata l'autorità di gestione, che è quella che eh, verifica la spesa delle varie direzioni ed è quella che ha dato conto eh, il 4 e 5 luglio alla Commissione europea sull'avanzamento della spesa. In via preliminare, occorre rappresentare che gli esiti del comitato di sorveglianza del Portferso 14-20 del 3 e 4 luglio. Evidenziano un quadro di gestione dei fondi europei in linea con i cronoprogrammi e con le aspettative concordati dall'attuale amministrazione regionale con le controparti nazionali ed europee. Infatti, ad oggi risultano certificate a Bruxelles spese superiori al 71% della dotazione finanziaria in quota UE, anche in virtù di un incremento realizzato a fine giugno in virtù dello sblocco della possibilità di certificare le spese effettuate per la copertura della campagna vaccinale da Covid-19. Tale dato, se confrontato con l'andamento storico della certificazione, restituisce la dinamica propria dei fondi a gestione concorrente basati su cicli di programmazione. L'andamento fisiologico dei progetti è infatti perfettamente in linea con i target di spesa annuali imposti dalla Commissione europea, via via crescenti con l'approssimarsi della scadenza ultima. Tali target sono stati pienamente centrati in tutte le annualità della programmazione 14-20, anche in misura largamente superiore al valore richiesto. A conferma di ciò è bene precisare che ad oggi non esistono fondi a rischio, giacché l'amministrazione regionale ha stanziato risorse programmatiche in misura largamente superiore alla dotazione, overbooking. E ciò grazie al costante monitoraggio, circa il rispetto dei target di spesa, ha consentito di predisporre un piano di riprogrammazione e riassegnazione delle risorse sugli assi più performanti, riducendo al minimo il rischio di restituzione di risorse. Con riferimento al primo quesito, la Direzione generale ha chiarito che la Regione ha sempre profuso impegno e particolare attenzione per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle aree costiere tra le quali il, dito, il litorale Domizio, che è oggetto di interventi coerenti con la pertinente strategia territoriale delineata nel contesto di area vasta, il cosiddetto master plan. Sul punto va ricordato che nella programmazione 14-20 sono state spedite le fasi di concertazione col territorio e di elaborazione delle linee strategiche di intervento, cui seguirà la individuazione degli interventi da realizzare per conseguire gli obiettivi del master plan tra cui processi di riqualificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, con risvolti economici ed occupazionali in sinergia con gli investimenti che già si stanno realizzando, proprio grazie alle risorse comunitarie, tesi al recupero e riqualificazione ambientale con l'obiettivo della piena balneabilità della costa. Una volta individuati e valutati tali interventi, potranno trovare realizzazione nella programmazione 21-27 sull'asse prioritario 5 del PRFES 21-27, destinato alle strategie territoriali, che prevede la possibilità di finanziare piani di sviluppo destinati ad aree caratterizzate da condizioni e potenzialità di crescita. In particolare. Il programma ha individuato tre aree cui saranno destinati 100 milioni circa e tra questi è ricompreso anche il master, master Pandomizio Flagreo che abbraccia 14 comuni, di cui 4 in provincia di Napoli e 10 in provincia di Caserta, Cancello Arnone, Carinola, Castel Cello Le Falciano del Massico, Francolise, Mondragone, Parete, Sessa Orunca e Villa Literno. Tra le importanti iniziative a tutela del territorio messe in campo nella programmazione 14-20 si cita anche il grande progetto La bandiera blu del litorale d'Omizio, Asse 6 tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, che beneficia di risorse complessive pari a 66.675.848 euro, suddiviso su due lotti funzionali, uno relativo ai comuni di Sessa Urunca, Francolise, Cellole e Carinola, l'altro relativo ai comuni di Mondragone, Castelbotturno e Villa Literno. Relativamente al secondo lotto i, i lavori risultano ultimati e si è in attesa della consegna delle opere al gestore. Viceversa sono presenti alcune criticità sul primo lotto, per lo più imputabili a procedure, a a procedure autorizzative da parte di soggetti terzi quali Sovrintendenza e ANAS per il quale tuttavia si è aggiornato il cronoprogramma e si ritiene che laddove siano soddisfatte alcune condizioni non dipendenti dalla Regione si possano completare le opere entro il 31-12 di quest'anno, come previsto dai regolamenti europei. Resta intesa che la riprogrammazione delle risorse è stata costruita in modo che in caso di mancato completamento dell'opera nel corso della programmazione 14-20, la stessa sarà ultimata a valere sulle risorse nazionali e o europee della programmazione 21-27. Inoltre, il territorio è stato oggetto di altri importanti interventi destinati alla salvaguardia e alla valorizzazione del litorale e delle aree naturali. Tra questi meritano menzione gli importanti risvolti sul territorio del grande progetto Regilagni, Lagni, destinato alla rifunzionalizzazione e all'adeguamento degli impianti regionali di depurazione, ad esempio in relazione all'impianto di depurazione di area casertana, Marcianise, nonché all'intervento Foce Regilagni, Villa Literno e Napoli Nord, Orta di Atella. Inoltre sono state e eh, sono da segnalare interventi sul collettore relativo alla rete fognaria destra volturno e depuratore nel comune di Castel volturno, nonché gli interventi previsti per la rinaturi, rinaturalizzazione della pineta nello stesso comune di Castel volturno. Per quanto concerne il secondo quesito, si rappresenta che il finanziamento dell'ospedale Ruggi d'Aragona rientra nella priorità strategica di rafforzamento del sistema sanitario regionale, anche per la necessità di dare continuità e organicità alle iniziative realizzate per far fronte all'emergenza sanitaria Covid-19 e alla pressione generata sul sistema. A la Direzione per la tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale ha chiarito che la delibera di giunta 587 del 16 novembre 2022 ha programmato quale quota di cofinanziamento per la realizzazione delle opere complementari e integrativi del nuovo complesso ospedaliero San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona l'importo massimo di 120 milioni e non 204 come erroneamente riportato dall'interrogazione. A valere sul PR Campania Fest 21-27, rispettivamente gramande per l'importo di 100 milioni sull'obiettivo specifico RSO 4.5, azione 451 e per l'importo di 20 milioni sull'obiettivo specifico RSO 2.4, azione 243. Quanto al terzo quesito, in relazione alla distribuzione territoriale degli investimenti in materia di rafforzamento di capacità ed efficienza del sistema sanitario regionale, si sottolinea come l'intera programmazione delle risorse è frutto dell'analisi dei fabbisogni e risponde puntualmente alle esigenze emerse al fine di assicurare la tenuta in equilibrio dell'intero siste dell sistema, non rilevandosi discrepanze di attenzione tra le province come asserito. L'impostazione prescelta è assolutamente coerente con le scelte realizzate nella definizione del piano sanitario per le infrastrutture a valere sulla missione 6 del PNR e relativamente alla dotazione infrastrutturale la recente delibera di giunta 367, accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari. Uh, ex articolo 20, legge del 67 dell'88, quarta fase, presenta il piano di investimenti in campo sanitario con i pronoprogrammi e il fabbisogno finanziario. Si tratta di interventi per circa 985 milioni di euro, di cui 118 milioni quale cofinanziamento regionale. Con diversi interventi, ad esempio, nella provincia di Caserta che si riportano di seguito. Completamento del Policlinico Universitario di Caserta, Luigi Fanvitelli Annesso alla facoltà di Medicina e Chirurgia per 42 milioni, lavori di demolizione e ricostruzione dell'edificio Gide dell'azienda ospedaliera di livello nazionale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta per 9 milioni e mezzo, lavori di realizzazione per un nuovo corpo di fabbrica presso il presidio ospedaliero San Giuseppe Moscati di Aversa per 33 milioni, realizzazione del nuovo ospedale di, Capo, di Santa Maria Capo Avetere, eh, di Capo Vetere Nuova, così la chiamano, 92 milioni. Complessivamente si evidenziano i seguenti investimenti nell'edilizia in sanitaria, escluso il PNR, per ogni provincia. Provincia di Caserta, totali investimenti 315,318,558 Euro. Provincia di Napoli, 520,774,695 Euro. Provincia di Avellino, 68,558,784 Euro. Provincia di Benevento, 34,087,550 Provincia di Salerno, 410,316,262 Per concerne l'ultimo quesito. La proposta di riprogrammazione scaturisce da due esigenze da un lato, rispondere alle nuove sfide socioeconomiche, soprattutto a livello di imprese e sistema produttivo, dall'altro lato, in tema di interventi infrastrutturali, ad esempio in materia di ambiente, mobilità e edilizia scolastica, la riprogrammazione delle risorse avverrà ad esito dell'analisi delle reali capacità di attuazione dei cronoprogrammi nel rispetto dei tempi compatibili con le scadenze imposte dalle procedure europee. Resta inteso che tutti gli interventi attualmente previsti a valere sul Port Campania 14-20 che non dovessero trovare realizzazione nell'attuale programmazione saranno assicurati e garantiti attraverso altre fonti nazionali o europee nel corso della programmazione 21-27 e che le fosse finanziarie saranno messe in sicurezza veicolandole su altri interventi in virtù del previsto overbooking. Pertanto, come condiviso con i servizi della Commissione europea, non si prevede la mancata spesa di fondi e tutti gli investimenti saranno realizzati in piena coerenza con il piano strategico del programma. Detta riprogrammazione sarà formalizzata entro la prima decade di settembre prossimo ai servizi della Commissione europea. Con previa condivisione con il comitato di sorveglianza attraverso specifica procedura scritta, secondo le vigenti normative. In esito all'approvazione della suddetta di programmazione, sarà data evidenza, secondo le, le modalità di pubblicità previste dai regolamenti comunitari, del riposizionamento dei fondi che risulterà in ogni caso coerente con le priorità strategiche e con gli obiettivi del programma, nonché funzionale al pieno assorbimento di tutte le risorse. Grazie Assessore Martiello, il Consigliere Piscitelli intende replicare. Prego, Consigliere. Allora io ringrazio della risposta all'assessore al quale va dato sicuramente anche la delica di risposte totali a questo intam perché è l'unica persona che ci viene a rispondere quando, senza offese per l'assessore, quando ho scritto dovrebbe interessare le dirette persone che dovrebbero avere l'abitudine, il coraggio, la buona educazione di venire a rispondere in consiglio. Tanto premesso. Io ho ascoltato, Assessore, e per quanto ho sentito, ho capito, può darsi pure che ho capito male, la cifra del 70% della spesa, lei ha detto il 71%, è che entro l'anno si prefigge di arrivare al 100% della programmazione. Io mi auguro che questo sia possibile, perché se poi come soluzione alternativa mettiamo in campo che i soldi non spesi... Per questo uh, 2013-2020 saranno riposizionati sul, uh, sui fondi del 2021-2026 significa che già qualche, qualche difficoltà la stiamo mettendo in campo. Ad ogni modo apprendo con piacere che entro settembre saranno pubblicate come e dove saranno riposizionati i fondi e quindi la apriremo una discussione per vedere se il criterio. Di ripartizione tra i vari territori risponda al fatto di tutelare tutte le province in uguale misura. Poi lei mi invita a carne e cannellone, diceva un amico mio, sulla sanità. Perché se vogliamo parlare di quanto messo su Caserta, allora devo ricordare, non a lei, ma al Presidente, che Stupoli Grini ci ha fatto due cose così ormai dal 2015. Noi stiamo aspettando i posti letti del Policlinico da promesse fatte, da, da lontano, io ho fatto una passerella insieme al Presidente De Luca e entro il 2019 dovevano partire sia le attività di scuola, per quanto riguarda, sia i ricoveri. Allora ricordo sommessamente che al di là dell'edilizia scolastica, Caserta, la provincia di Caserta, ha meno posti letto, per tutte le province al di sotto di tutte le province della regione Campania, che già sono poche, per cui andremo a verificare quando finirà questa tragedia di un policlinico che non finisce mai di arrivare a fondo. Ovviamente lei ci ha letto cosa ci ha detto. Io vorrei avere il piacere di avere la relazione che lei ci ha dato, perché su quella relazione noi in maniera molto corretta ma molto costruttiva ma le cose che non vanno bisogna pure rilanciarle noi stiamo parlando del master plan del litorale domizio dalla scorsa consigliatura e al di là dei buoni progetti o delle buone intenzioni messe in campo fino adesso abbiamo visto poco su quel litorale stiamo ancora a parlare della riprogrammazione 2021 2026 2026 io mi auguro che almeno in questa in questa tornata la gente la, della provincia di Caserta, anche come tante opportunità che si, si stanno perdendo dal punto di vista del turismo e dal punto di vista delle cose che vanno realizzate, possa finalmente dire qualcosa sta cambiando. Per adesso non è così, non è così né per la sanità, non è così né per il, per il master plan dell'idroidomizio. Aspettiamo tranquillamente la riprogrammazione dove saranno posti i fondi e staremo attenti che queste cose vengano fatte. Grazie, scusate se ho preso qualche secondo in più. Non ci sono altre interrogazioni, iscritti all'ordine del giorno la seduta è tolta. Grazie.